100 anni di esperienza nel mondo dei colori e uno sguardo al futuro. Tutto questo è Colorobbia. Sta andando bene con la ripresa dell'economia dopo quello che abbiamo passato con la pandemia. E non ci possiamo lamentare per il trend, l'andamento dell'anno. Prevediamo un altro anno di crescita, ci stiamo riorganizzando e spostandoci molto sui mercati emergenti e su nuove tecnologie, come avete visto nei prodotti che abbiamo lanciato in fiera. Quindi siamo ottimisti ma cauti, perché ci sono molte variabili all'interno di questo mondo nuovo, diciamo così, che stanno spingendo molto l'inflazione sulle materie prime e sui costi energetici. Quindi dobbiamo riorganizzarsi e fare le cose in modo ponderato, però insomma siamo ottimisti. È molto complicato perché sono situazioni che sono schizzate, diciamo così, improvvisamente, nessuno se lo stava aspettando. Quindi stiamo facendo un lavoro molto molto forte per tentare di arginare con politiche di costo, politiche di acquisto molto più peculiari rispetto a prima, e pensare qualcosa un po' fuori dalla out of the box, un po' fuori dalla scatola, quindi tentare di trovare quel margine che stiamo perdendo da qualche altra parte. Questo ci stimola a reinventarsi, a trovare sempre qualcosa di nuovo e far sì che la ceramica non sia solo una piastrella, ma si esca da quello che è la semplice applicazione più tradizionale, andando su nuovi orizzonti, come sta adesso prendendo campo il cooktop o altre applicazioni in parete con formati grandi. Quindi questo ci rende diciamo orgogliosi di far parte di questa industria e continuare la ricerca e mettersi sempre alla prova. La concorrenza è ardua, però ci siamo. Come diceva questa mattina il dottor Savorani, che dopo molti anni di un poco meno c'è stato un rimbalzo importante, e questo ci fa piacere, perché alla fine l'Italia è sempre stata la ceramica d'avanguardia, quindi fa un po' da headliner e noi ci siamo dietro, e quindi facciamo di tutto del nostro meglio per poter crescere insieme. Sulle superfici ceramiche tornano colore e materia, grazie anche a Colorobbia. Colorobbia arriva a questo Cersaie presentando un'ampia serie di prodotti che abbiamo racchiuso sotto il nome di Forme Plus. Tramite questa nuova serie andiamo a sintetizzare tante famiglie di prodotto. Smalti digitali per creare volume, per creare materia sopra le nostre piastrelle. Graniglie, micrograniglie per rendere sempre più realistiche e vicino a quelli che sono le pietre naturali, i legni, i marmi. Inchiostri digitali di ogni tipo, colori, effetti materici, con uno sguardo, come da sempre Colorobbia ha avuto in questi 100 anni di storia, con uno sguardo molto importante verso l'ambiente e la sicurezza. Una serie di inchiostre a bassa emissione, a basso impatto ambientale, dove fra l'altro in occasione del centenario abbiamo anche introdotto un ciano, il nostro colore sociale, proprio chiamato Ciano 100. Il target principale dei colorifici è quello di appunto apportare materia e volume. In particolare con lo staff, con il nostro staff tecnico, cerchiamo di declinare su ogni cliente queste esigenze. Quindi non sono delle proposte come dire ready to use, sono proposte che noi andiamo a presentare e a rendere il più possibile tailor made sulle esigenze di ognuno dei nostri clienti, proprio per andare incontro alle sue esigenze. Forti radici in Italia, ma fabbriche in tutto il mondo per l'azienda toscana. Noi ormai i 100 sono passati, quindi quelli non dobbiamo più gareggiare per quello. Ora la gara è per i prossimi 100. Colorobbia ha un futuro a colori e questo è quello che ci contraddistinguerà nel prossimo futuro. Vorremmo riportare un po' di allegria, un po' di gioia, un po' di vita in quello che è stato un periodo nero della nostra esistenza. La storia dei colorifici è stata più, diciamo, affrontato per primo i temi dell'impatto ambientale e leggi punitive che sono state adottate in quel periodo lì hanno costretto gran parte dei colorifici a chiudere o a emigrare. Questa è stata la vera ragione
ed è stato anche una ricchezza che se n'è andata per il nostro distretto, per il nostro paese. Oggi questi temi sono trasversali per tutte le attività. Vediamo di affrontarle come è stato detto oggi in assemblea, con pragmatismo, perché tutti vogliamo un mondo migliore, ma senza ideologia, con più pragmatismo possibile.